Però qui abbiamo il Dios, Dios. capito? Ciao, ciao a tutti, un Ciao a abbraccio. tutti. Un abbraccio. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti gli amici di Stylist Magazine, vi invito tutti a vedere questa video intervista perché immaginate un po', oggi si parla di pizza. Oggi in esclusiva per voi andremo ad intervistare il maestro pizzaiolo Davide Civitiello, una carriera internazionale straordinaria nella quale ha avuto modo di cucinare e preparare la pizza per tantissimi VIP. Il più grande di loro che è rimasto nel cuore di tanti di noi, sicuramente Diego Armando Maradona. Buonasera Davide, la prima domanda che sento di farti per rompere il ghiaccio è: qual è la tua pizza preferita? La mia pizza preferita è senza dubbio la pizza margherita, una pizza che viene proprio dalla tradizione, quindi molto semplice: pomodoro, mozzarella, basilico, olio extravergine d'oliva, ma non vi nego che spesso ne provo anche altre. In questi anni hai avuto modo di girare il mondo, quindi le località che hai visitato sono state tantissime. Quale di queste ti è rimasta particolarmente impressa e per quale motivo? Sì, sono stato veramente un pizzaiolo fortunato. Ho iniziato a 9 anni, all'uscita dalla scuola andavo in pizzeria, andavo a giocare in pizzeria. L'antica pizzeria da Gennaro di Enzo Costa. Enzo Costa, il cavaliere Enzo Costa, è stato il mio maestro, quello che mi ha trasmesso la passione e il valore di questo mestiere, che io ogni giorno ho portato con me e ne faccio ancora oggi, ne faccio tesoro. In verità la parola che lui mi diceva sempre: impara l'arte e mettila da parte. Io quest'arte non l'ho mai messa da parte, anzi ho fatto in modo di portarla avanti, di migliorarla, di capirne di più, di confrontarmi con la gente. Questa è una cosa molto importante. Fino a 17-18 anni sono stato nella pizzeria Costa, poi iniziavo a girare un po' facendo le mie esperienze. Ho iniziato con la catena con questo pomodoro che mi ha permesso di girare il mondo. Pensate che oggi questo pomodoro ha 150 locali in tutto il mondo e io ne ho aperti quasi tutti, 120 sicuramente, l'apertura. Quindi sono stato fortunato perché vengo da una mentalità antica, quindi dal vero mestiere, e la applico in una mentalità moderna dove oggi ci sono tutte le attrezzature, le camere di meditazione, tutte le pizzerie, le pizze moderne, i forni a legna, la formazione. Io vengo da una pizzeria dove la cosa importante è in primis imparare l'arte di arrangiarti. Questo era molto importante perché non avevi tutte le cose che abbiamo oggi a disposizione, ma facevi la pizza, quindi in ogni caso la pizza l'abbiamo sempre fatta. Nel corso della tua straordinaria carriera internazionale hai avuto modo di incontrare tanti personaggi famosi. Quale di questi ti ha particolarmente emozionato? E magari raccontaci un aneddoto. Sì, sono stato un pizzaiolo fortunato. Nella mia carriera ho conosciuto tantissimi personaggi, da Fonzi di Happy Days a Gwyneth Paltrow, Andy Garcia, ma quello che porto nel cuore è che soprattutto recentemente abbiamo visto un po' tutta la sua storia, proprio Diego Armando Maradona. Sono stato da lui nella sua casa a Dubai. In verità io ho un rapporto con l'Argentina molto ma molto bello, e tramite amici argentini mi dissero come fare per conoscere Diego Armando Maradona. Sono poi andato a Dubai, che ogni anno abbiamo un evento che si chiama Gul Food, una fiera del food che facciamo sempre a Dubai insieme al Mondo Caputo, e quell'anno feci di tutto per incontrarlo. Gli amici argentini mi dissero più o meno dove potevo incontrarlo, dove abitava, in che macchina aveva, e gli preparai una pizza, la misi in un sacco di farina vuoto e gliela portai, e fu veramente un momento indimenticabile, ricco di emozioni, e soprattutto scappai a piangere. Con me c'era il mio carissimo amico Salvatore Leonello. E lì è stato veramente un momento che non dimenticherò mai, soprattutto in questi giorni che lui è venuto a mancare. Mi sono saltati in mente proprio quei momenti forti di emozione,
vi dico che Maradona era un grande uomo, oltre che un grande atleta. Da trentenne che fin da piccolo si è rimboccato le maniche per raggiungere i propri sogni, cosa senti di dire ai tanti giovani, giovanissimi, che in questo momento sempre più stanno perdendo la speranza verso il futuro? Il consiglio che voglio dare ai giovani pizzaioli, non che io sia vecchio, per l'amor di Dio, ma ho ancora un po' di esperienza più a qualcuno, voglio dire di non correre, perché il primo errore, oggi vedo ragazzi che pur di stendere la pizza e guadagnare spesso anche un 100 euro in più, corrono, poi si bruciano nel loro percorso. Perché? Perché correndo troppo non hanno fatto esperienza, in molti casi vanno in difficoltà. Quello che dico sempre è di attendere il proprio momento, di fare tesoro e di fare questo lavoro passo passo. So che i tempi sono cambiati, non sono più quelli di una volta, ma è molto importante. Apprezzo tantissimo i giovani che vengono in accademia a fare i corsi da me, perché fare un corso significa imparare ancora di più, anche perché oggi c'è sempre più difficoltà ad andare a lavorare in un'antica pizzeria. Quali sono i prossimi progetti che hai nella mente e nel cuore? Ho tantissimi progetti, sia nella mente che nel cuore. Sicuramente voglio che questo brutto periodo passi per tutti, soprattutto per la mia categoria. Nella mente ho tantissimi progetti, sicuramente riprendere tutto quello che stavamo facendo, il buon lavoro che abbiamo fatto negli anni anche con Mulino Caputo, quindi la formazione, gli eventi, tutto quello che facevamo di buono sempre per la pizza. E del cuore il progetto più grande che porto, ma sicuramente lo farò, è aprire la mia pizzeria. Voglio, immagino, una pizzeria a Napoli, dove sono nato, in modo che tutti gli amici, tutti i conoscenti, la mia famiglia possano finalmente venire a mangiare la pizza nella mia pizzeria a Napoli, dove sono nato. La pandemia ha messo in ginocchio il settore turistico ed enogastronomico in Italia e purtroppo non solo. Come valuti le misure che sono state adottate in questi mesi dal governo e dal tuo personale punto di vista cosa pensi bisognerebbe fare per dare nuova linfa a questi settori che tra gli altri sono maggiormente colpiti e vivono un momento di difficoltà senza precedenti? Questa è una bella domanda, una domanda che tengo a rispondere veramente con molta attenzione, nel senso che vedo la mia categoria veramente a pezzi. Ogni giorno sento colleghi che stanno chiudendo, che non ce la fanno, che purtroppo a colpa di questo momento stanno andando in difficoltà. Vorremmo più aiuti dallo Stato, lo Stato che fino ad oggi ci dice di stare a casa, ci dice di rispettare le regole, di rispettare i decreti, ma è anche vero che oggi non arrivano aiuti dallo Stato. O se sono aiuti, sono veramente aiuti miseri e poveri, in modo che nessuno potrebbe resistere con questo. Quindi sicuramente spero che questo momento passi in fretta e tornare alla normalità in maniera più fretta possibile, ma soprattutto, se questo non è ancora possibile, di aiutare veramente tutti i negozianti, tutti gli artigiani, tutti quelli che si svegliano la mattina e si alzano le maniche per cercare di darsi da fare, per far sì che l'economia giri e soprattutto che gli permette a ognuno di noi, se il lavoro ci permette di vivere e dare a mangiare alle nostre famiglie e quant'altro. Oggi ci ritroviamo in un momento dove anche mantenere un dipendente è diventata una cosa difficilissima. Vedo veramente colleghi che tanti già hanno anche chiuso, tanti altri cercano di mantenere duro, ma non sanno fino a quando possono mantenere tutto questo. Ci hanno, tra virgolette, ci hanno fatto prendere tutte le regole, tutte le norme per far sì che Beclis, glass, chiusura, mascherine, temperatura, tutte le regole l'hanno sempre rispettate. È anche vero che comunque con tutte le regole che ci hanno fatto fare, ci hanno fatto spendere soldi per tutto questo, oggi i ristoratori siamo ancora chiusi, quindi spero, cosa si possa fare? Io spero trovare il modo
veramente un modo che ci permetta di far ritornare le persone in maniera sicura all'interno dei nostri ristoranti, all'interno dei nostri negozi, e speriamo passi tutto in fretta. Davide, sei bloccato a casa in questi giorni a causa del coronavirus. Purtroppo per via di questo male, recentemente hai subito la perdita del tuo amatissimo papà. Ovviamente sia io in prima persona che tutta la redazione di Stylist Magazine, oltre che i nostri lettori, ti esprimiamo la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze. Cosa senti di dire ai tantissimi in Italia e nel mondo che stanno soffrendo direttamente e indirettamente per via di questo tremendo virus che irrimediabilmente ha cambiato le nostre vite? Sì, proprio oggi è il primo giorno che sono negativo, è il primo giorno che, tra virgolette, sono libero, e sì, ho perso anche mio padre settimana scorsa a causa coronavirus. E mio padre ancora non immaginiamo come abbia preso, perché comunque io sono quello che giro, ma non andavo a casa dei miei genitori proprio perché non volevo trasmettergli nulla. In tutto ciò mio padre è risultato positivo al coronavirus. Dal coronavirus non so come fosse possibile mio padre, perché mio padre era uno che non usciva di casa ed era molto attento a tutte le cose. Comunque il consiglio che posso dare, ragazzi, perché pensate che io in questa seconda fase sono stato molto ma molto più attento rispetto alla prima fase. In realtà anche in prima fase c'era il coronavirus, ma lo sentivamo lontano, ora è veramente vicino. Il consiglio che posso dare a tutti è di fare ancora più attenzione, di essere quasi maniacali, mettete le mascherine, igienizzate le mani, uscite veramente se ne avete bisogno, mettetevi, state a casa con la vostra famiglia. Pensate che più persone incontrate, più rischiate di infettare la vostra famiglia, perché voi vi ritirate a casa delle vostre mogli, delle vostre mamme, casa dei vostri, con i vostri bimbi, quindi è veramente importante che fate attenzione. Io, anche se in questa seconda fase sono stato molto molto attento, anche io sono risultato positivo, fortunatamente ho una carica bassa e l'ho superato, oggi sono negativo, ma comunque il Covid si è portato via mio padre, quindi non lo auguro nemmeno al mio più grande nemico, perdere un genitore con il Covid. Cosa significa perdere un genitore con il Covid? Significa non potergli stare vicino, significa farlo morire da solo, significa farlo morire su una barella come è morto mio padre, che non c'erano posti letto, quindi è veramente dura. Non voglio annunciarvi questa storia, ma quello che voglio veramente dire a tutti quanti che mi seguite, di fare veramente, veramente attenzione. È solo un momento, è un momento della nostra vita. Quindi possiamo un attimo fermarci e stare a casa. Usciamo se veramente dobbiamo andare a lavoro, perché purtroppo se non lavoriamo non possiamo mantenere le nostre famiglie, ma cerchiamo di togliere tutte le cose inutili come ho fatto io. Io esco solo per lavoro, torno a casa, addirittura tante cose le faccio proprio da casa se posso. Non ho un ristorante, rispetto a chi ha un ristorante lo capisco che è difficile, perché chi ha un ristorante deve aprire almeno il ristorante, la pizzeria, fare almeno l'asporto, comunque significa avere contatto con tante persone. Proprio quelli che sono più esposti, vi dico, fate attenzione per voi stessi, per le vostre famiglie e per i vostri cari. Davide, è stato davvero un piacere poterti ospitare su stylist.it. Speriamo di poterci vedere quanto prima dal vivo, magari in quello che sarà il tuo futuro ristorante pizzeria a Napoli. Voglio ringraziarvi tutti, un grazie in particolare a Marcello e tutti gli amici di stylist.it. Ciao a tutti. Scusatemi se sto tremando e sto quasi per piangere, però qui abbiamo il Dios. Dios. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Un abbraccio. Ciao a tutti.